Un colpo ben assestato. Due pallottole non sempre uccidono. L'ho colpito puntando l'arma dritta al cuore, ma lui si è mosso e io non ho mai avuto una buona mira. Il primo colpo lo ha ferito al braccio sinistro, il secondo si è conficcato nella credenza del 700 di sua madre. Poco male. L'ideale però sarebbe stato che al posto del mobile ci fosse stata una madre, nonché mia adorata suocera. L'aspetto seccante di tutta questa faccenda è la patetica assenza di originalità. Mio marito completamente fagocitato da sua madre, sua alleata e consigliera. L'ha spinto a tradirmi con la mia migliore amica. Più bella, più giovane, più magra, più laureata, più ricca, più... Quando l'ho affrontato, non ha nemmeno tentato di reagire. Non per più di 5 minuti, almeno. Ha dilatato gli occhi in una sorta di ingenuo pentimento, poi ha giurato che è stata l'avventura di una notte, che ama solo me. Siamo sposati da 5 anni, ma tra noi due nemmeno una notte. È stata un'avventura. Mi ha promesso di portarmi in crociera, così, solo io e lui. Mi ha rigiurato che io sono l'unica donna della sua vita. Chiedilo alla mamma se non parlo sempre di te. Gli credo. Per questo ho preso la pistola. Solo che lui, nonostante la pinguedine e la totale mancanza di allenamento, è stato sorprendentemente agile. Ha schivato i due colpi. Non del tutto, ma abbastanza per cominciare a correre. Si è precipitato in giardino facendo i gradini 2 alla volta. Ha saltato con un balzo il nipote della portinaia, seduto per terra a giocare con secchiello e paletta. Ha quasi travolto il postino, ha attraversato la strada a grandi falcate ed è scomparso nel parco, davanti a casa. In questo momento i poliziotti hanno finito di leggermi i miei diritti, che sono più numerosi di quanto mi aspettassi. Mi sento comunque appagata. 2 pallottole. Non sempre uccidono. L'infarto, sì. Ipocondria. Federica aveva una spiccata diffidenza verso qualsiasi genere di medicinale, ma provava un morboso fascino per qualsiasi malattia. Essendo queste due caratteristiche palesemente l'una in contraddizione con l'altra, trascorreva la maggior parte del tempo assillata da disturbi misteriosi e, secondo lei, letali, che rovinavano la sua esistenza e la mia, suo medico curante. Non poteva prendere nessun tipo di farmaco perché era allergica pressoché a tutto, fuorché alle caramelle balsamiche che assumeva per qualunque malanno, dalla faringite al mal di piedi alla stitichezza. Era la persona sana, più cagionevole di salute che conoscessi. I suoi esami erano perfetti, da fare invidia ad un atleta olimpionico, eppure soffriva in modo penoso. Un giorno, in preda ad una pietà pari solo al desiderio di strangolarla, dopo anni di disperate telefonate notturne, le dissi: «Sì, Federica, devo dirtelo. La tua situazione è grave». Si buttò sotto un camion il giorno successivo.